E questa sera siamo qua al Master Club a Torino per l'ultima finale regionale di Miss Italia Piemonte Valle d'Aosta. Questa sera verranno decretate due importantissime Miss, Miss Miluna e Miss Sorriso. E queste Miss andranno alle prefinali nazionali, quindi sono delle fasce importantissime. Stiamo arrivando agli sgoccioli. Andiamo a conoscere queste fantastiche Miss. Venite! Mirella, penultima tappa di queste finali appunto regionali qui al Master Club. Raccontaci che cosa verrà decretato questa sera, chi verrà eletta? Buonasera a tutti. Allora, questa sera è l'ultima finale regionale, grandi emozioni anche nel backstage con tutte le ragazze. Stasera si decreterà Miss Miluna e Miss Sorriso Piemonte Valle d'Aosta. Ma che cosa c'è nel tuo cuore? Perché tra poco tutte queste Miss di Piemonte Valle d'Aosta andranno alle finali nazionali. Beh, per me è una grande emozione, proprio dal cuore. Per me è il primo anno di Miss Italia e veramente è stata una cosa meravigliosa, anche se faticosa, impegnativa, però bella e lo rifarei 100.000 volte. E il tuo cuore si vede in ogni angolo di queste tappe, veramente. Grazie Mirella Rocca. Miss Italia continua! E noi siamo in compagnia di Emilio Borello, presidente di giuria di questa sera per la selezione di Miss Italia Piemonte Valle d'Aosta. Emilio, com'è stato essere presidente di giuria? Onere e onore, vero? Certo. Allora, innanzitutto è stato bellissimo. La location era bella, le ragazze, inutile dirlo, fanno Miss Italia, quindi... quello che mi ha colpito, al di là dell'aspetto estetico di queste ragazze, è ascoltare quelle brevi interviste che avete fatto e apprezzare anche la loro parte etica. Cioè, ho sentito ragazze che si danno al volontariato, tutta una serie di cose che secondo me sono tutti nobili gesti, quindi è giusto apprezzare l'aspetto estetico, però senza tralasciare quello che è l'aspetto anche etico di una persona, che secondo me è altrettanto importante. Siamo in compagnia di Francesca Poma, Miss Selezione Fotografica 2022 in Piemonte. Lei ha vinto questa fascia. Cosa rappresenta per te questa fascia, Francesca? Per me questa fascia è importantissima perché rappresenta un traguardo e comunque una gratificazione personale molto molto grande, dal momento che mi sono impegnata davvero tanto e niente, sono davvero contenta di essere arrivata fino a qui. E quindi speriamo che vada tutto bene e spero di dare sempre meglio, di alzare sempre l'asticella. Ho conosciuto delle persone magnifiche e sono veramente grata anche a voi, a tutto lo staff, a Mirella, a tutti. E quasi quasi ci vado a piedi, a Fano. Beh, tanto lei è sportiva, sportivissima. E allora grazie Francesca Poma, sicuramente per te Miss Italia continua. Che cosa rappresenta per te appunto il sorriso?
Per me il sorriso rappresenta il mio modo di esprimermi, proprio il mio modo di essere estroversa, di essere felice, di vivere ogni giorno la vita, di andare sempre avanti, di affrontare tutto quanto e tutte le cose brutte che possono succedere nelle mie giornate, ma sempre col sorriso. E per me questa fascia rappresenta tantissimo, tantissimo veramente, e sono veramente contenta. Ancora non ci credo, sto finendo adesso di tremare. Melania, ti aspettavi questa vittoria? Sinceramente no, è stato un percorso lungo, a un certo punto volevo un attimo abbandonare, mollare, poi sono stata convinta, spinta da mia mamma e poi anche incoraggiata dalle altre ragazze, perché comunque è vero che una competizione ognuna vuole vincere, perché parliamo onestamente, ognuna vuole vincere, però si sono anche creati dei bei rapporti che sicuramente dureranno nel tempo, incoraggiata anche dalle altre ragazze. Che cosa invece fanno queste stelle nel tuo cuore in questo momento, che sa che stai andando alle prefinali nazionali? Sicuramente sono emozionatissima, non vedo l'ora di mostrare tutta me stessa, quindi la Melania tenace, aggressiva anche alle volte, però determinata al 100%, non vedo l'ora, perché punto comunque andare in nazionale, è il sogno di tutte. E allora grazie a Melania Ferraro, perché Miss Italia per te continua.